La DIA di Salerno ha sequestrato un ingente quantitativo di esplosivo, in parte racchiuso in un ordigno costruito da un uomo di Scafati con la complicità di altre persone, attraverso una puntuale divisione di compiti operativi. Il risultato arriva all'esito di accertamenti nei confronti di cittadini della provincia di Salerno e di Napoli. Nel dettaglio, le indagini, attraverso numerosi servizi di osservazione, attività tecniche e videosorveglianza, hanno permesso agli inquirenti di riscontrare la responsabilità nei confronti di 5 persone pluripregiudicate. Queste 5 persone sono ritenute responsabili della fabbricazione di un ordigno esplosivo da guerra del peso complessivo di 3,4 kg, nonché di plurimi elementi esplosivi pronti per la fabbricazione di altri ordigni. Per i fatti riscontrati è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 2 indagati e degli arresti domiciliari per altri 2, e nell'occasione sono state anche eseguite numerose perquisizioni domiciliari disposte dalla procura. L'operazione fornisce un'importante risposta alla luce degli attentati dinamitardi che si sono registrati negli ultimi tempi nel territorio dell'Agro Nocerino.